un gioioso buongiorno a tutti voi cari amici e vi ringrazio che siete qui ancora quest'oggi con l'ascolto della parola del Signore. Il versetto della meditazione di oggi si trova nel libro di Giacomo al capitolo 2 e al versetto 26 e dice quanto segue: infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Questo tema sul discorso della fede e delle opere sembra complicato e contraddittorio, ma se andiamo ad analizzare bene la scrittura è più facile di quanto possa sembrare. Ad esempio l'apostolo Pietro nella sua seconda epistola, al capitolo 3 e al versetto 15 e 16, dice che nelle epistole dell'apostolo Paolo ci sono alcune cose difficili da comprendere e andando a leggere nel libro degli Efesini, al capitolo 2 e al versetto 8 e 9, dice così: voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Quindi sembra che Paolo voglia dirci che basta solo la fede, e cioè che le opere non servono a niente, quindi meglio non farle, ma invece non è così, perché leggendo il versetto 10 dice: noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù, per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Quindi queste buone opere Dio le ha preparate prima affinché camminiamo in esse, le ha messe dentro il nostro cuore e vengono spontanee, dimostrando così una fede vivente e non una fede morta. Tornando al versetto della meditazione, in questo esempio Giacomo parla del corpo umano. Qual è la differenza fra una persona vivente e una persona morta? Consideriamo che ad esempio 10 secondi dopo la morte il corpo è pressoché identico a come era 10 secondi prima, ma non ha la vita. Cioè, pur essendo rimasto identico esteriormente, è del tutto diverso, non ha più la vita. La differenza è che lo spirito di quella persona ha lasciato il corpo. Allora, come il corpo senza lo spirito è morto, così la fede senza le opere è morta. Cioè, un corpo senza spirito non vale a niente, è morto. Lo si potrebbe anche vestire bene, si potrebbe cercare di farlo sembrare ancora vivo, ma se non c'è lo spirito non avrà mai vita, non serve a nulla. Così è con la fede senza le opere. Quella fede è una fede morta, non autentica. Chi ha una fede che non produce opere non dovrebbe credere di essere salvato mediante quel tipo di fede. Allora, come dobbiamo applicare la verità di questo brano? Cosa vuole dire a noi? Prima di tutto, dovremo esaminare noi stessi. Dovremo esaminarci per riconoscere se abbiamo il vero frutto della nostra fede. È giusto e necessario vedere le opere prodotte dalla nostra fede. Dovremo vedere una vita più santa, un cuore più desideroso di Cristo. Dovremmo vedere un impegno sempre più forte verso gli altri e verso l'opera di Dio. Dobbiamo ricordare che le opere buone in sé non sono una garanzia di una fede vivente, in quanto esse si possono fare anche per motivi sbagliati, senza avere la vera fede. Però non si può avere la vera fede se non ci sono opere buone. Cioè, si possono avere opere buone senza una fede viva, ma non si può avere una fede viva senza opere buone. Questo non vuol dire che in ogni istante possiamo vedere sempre delle opere buone, ma una vita in cui da diverso tempo non ci sono opere buone è una vita che non mostra di avere la vera fede. Perciò, concludendo, voglio leggere con voi nell'Epistola di Tito al capitolo 2 e al versetto 14, che dice quanto segue: egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Viviamo zelanti nelle opere buone. Non viviamo per le cose che la vita ci offre, viviamo per compiere opere per il Signore. Questa è la nostra chiamata e questo è un frutto della vera salvezza. Amen.